sono contentissimo di essere qui tra voi oggi a celebrare, diciamo, questo momento, questa di che voi oggi avete letto, pure l'elezione del sindaco dei Magliazzi. Io immaginate, oltre a essere viceprefetto, sono pure un faccio le funzioni del sindaco in un altro comune qua vicino. E ho incontrato anche ragazzini, vostri coetanei, del comune di Recovaro, in montagna, qui vicino. E veramente ho avuto molto piacere di stare insieme a loro, di vedere come voi, ragazzi, vi cominciate a interessare a questi, diciamo, elementi pubblici del bene comune, del comune, dello Stato, perché cominciate a capire che fate parte di una comunità che, quando sarete più grandi, sarete voi a portare avanti. Perché per ora c'è il sindaco, c'è il preside, ci sono gli assessori, ci sono i consiglieri, ma un domani lo Stato, il comune, lo porterete avanti voi. Il prefetto mi ha pregato di portarvi il suo augurio, il suo saluto, e soprattutto mi ha detto: guarda, consegna al sindaco e alla giunta, se c'è anche stata una giunta e un consiglio di ragazzi, a tutti i consiglieri, una copia della Costituzione italiana, in maniera che la cominciate a leggere e cominciate a capire quali sono come dei piccoli comandamenti, diciamo, quantomeno la prima parte, tra i tanti piccoli comandamenti che tutti dobbiamo un attimino seguire ci fungono come stella cometa, diciamo, del nostro agire, nostro, di tutti, del legislatore, degli amministratori, anche delle nostre famiglie, degli insegnanti. Per cui, ecco, questo è il nostro, diciamo, dono che facciamo a voi, per introdurvi in questa realtà più complessa, perché voi però la fate parte di una piccola comunità molto molto importante, che è la vostra famiglia. Avete le regole, cioè avete il papà, cioè avete la mamma, che vi danno le regole che dovete agire. Poi c'è una comunità un po' più grande, che ha anche le sue regole, che è la scuola. C'è degli insegnanti, il preside, i professori. Poi c'è una comunità ancora più grande, c'è il comune. E in questo momento il comune che si occupa di interessi un po', che è la somma di tutti gli interessi della vostra famiglia, delle vostre scuole. Qui abbiamo un sindaco, peraltro, molto, molto impegnato e molto apprezzato in provincia. Ora, io non vi voglio tediare o annoiarvi con discussioni. Intanto vi saluto e vi faccio i miei migliori auguri per la vostra crescita e per la vostra formazione. La cosa importante che mi sento di dirvi è quella di che, come ci sono le ricorrenze nella vostra famiglia, il compleanno di papà, il compleanno della mamma, ci sono anche dei momenti molto importanti nella comunità locale, e oggi voi state dando un primo aspetto, un primo elemento, un primo momento in cui vi rendete conto e cominciate a partecipare a quello che sono interessi un po' più ampi di quelli che sono quelli piccoli vostri, ma vi cominciate a interessare di un interesse comune, e che è veramente qualcosa di importante saperlo seguire. Grazie.